A Dio sia la gloria in Cristo Gesù. Buongiorno e buon lunedì e inizio settimana. Il Signore è grande ed è potente, anche oggi sicuramente il Signore opererà per le nostre vite, per i nostri bisogni. Non dobbiamo fare altro che pregare e sottometterci a Dio attraverso Gesù. Solo questo ci è rimasto a tutti. È inutile che lo ripeti ogni volta e magari qualcuno ancora sposta la testa a destra e a sinistra come di non voler comprendere o di non voler accettare ciò che la realtà in questi giorni ci fa capire. Con questo vorrei concludere con una piccola preghiera. Che Dio ci possa veramente ricolmare di quello che fa bisogno nella nostra vita. Padre Santo, Dio d'amore, a te veniamo attraverso Gesù, come per ciò che abbiamo bisogno, lo portiamo ai piedi del tuo figliolo, Signore, per essere veramente portato a te attraverso Gesù, al tuo cospetto come profumo soave a te gradito. E buon Padre Celeste, per prima cosa ti vogliamo ringraziare, lodare e benedirti per tutte le cose passate che hai fatto per noi e per quelle presenti in questi giorni e per quelle future che tu ci elargirai. E con questo, Padre, concludo dicendoti, Padre, ti amo. Ti amo. Sì, papà. Grazie. Che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen. Mia cara nella grazia, vi saluto con un grande abbraccio, una stretta di braccia a tutti quanti e con un bacio a tutti. A presto, Dio volendo. Non vi dimenticate di purificarvi, perché questo è il giorno di purificazione. Se avete qualche problema, non dovete rimuginarlo come faccio, come non faccio, cosa devo dire al fratello, alla sorella che ha offeso o mi ha offeso. Niente, dovete soltanto portarlo ai piedi di Gesù, in preghiera. E solo così, quando avete portato questo problema, sarete liberi. Liberi, perché Dio aveva promesso attraverso Gesù. Portate tutto il vostro peso a me e io vi purificherò. Vi farò, come dice il Salmo 23, il buon pastore. Chi lo sa, capirà ciò che in questo giorno mi ha messo nel cuore il Signore per voi.
se c'è ancora qualcuno che ancora mi conosce da poco, può aprire il mio sito. Il nome è www.gesulalucedelmondo.it, tutto unito, lo ripeto, www.gesulalucedelmondo.it. Sicuramente in questo grande sito che il Signore mi ha fatto fare attraverso la sua volontà troverete ciò che desiderate nel vostro cuore di poter capire, soltanto per informazione, nient'altro. A presto, miei cari. Pace del Signore. Amen.